Perché il 5G e la fibra ottica sono indispensabili sia per ridurre il digital divide in Italia, sia per abilitare una pluralità di servizi innovativi, utili a cittadini, pubblica amministrazione, sanità e aziende? Ma guardi, perché la pandemia lo ha messo in chiaro, abbiamo bisogno, per poter reggere effettivamente questi servizi che sono ormai essenziali per la vita di tutte le persone, per lavorare, per studiare da remoto, per la sicurezza dei cittadini, per la prevenzione delle malattie e l'assistenza domiciliare, per l'intrattenimento. Abbiamo bisogno di grande capacità di banda e soprattutto abbiamo bisogno di connessioni affidabili, sicure, che non si guastano, che non si interrompono perché arriva un temporale, no, che consentono alle imprese di mettere tutti i loro dati sul cloud e di lavorare sul cloud. Ecco, tutto questo può essere fatto soltanto dalle infrastrutture di nuova generazione ad altissima capacità, come li chiama la Commissione Europea, che sono il 5G e la fibra fino alle case. Anche il 5G a sua volta ha bisogno della fibra per connettere tutte le torri di trasmissione. Quindi è un'unica infrastruttura in realtà in fibra ottica, può essere utilizzata la tecnologia FWA per connettere le cose in movimento dalle torri del 5G o per connettere le case sparse sulle colline e sulle montagne, ma per il resto è la fibra ed è l'infrastruttura del futuro, ma direi ormai anche del presente. Ricordavo che l'epoca nella quale gli esponenti della principale impresa italiana di telecomunicazioni dicevano la fibra non serve perché in Italia non c'è la domanda, sembra lontanissima, in realtà era così fino a qualche anno fa, ma la pandemia ha spazzato via ogni incertezza. La connessione ad alta capacità, quindi in fibra, al 5G e alla fibra fino alle case, è il nuovo diritto universale a cui tutti i cittadini devono avere accesso. Nel recente studio del think tank tedesco We Consult, consulente della Commissione Europea per le TLC, si legge: il modello Wolseley di Open Fiber è il migliore per accelerare gli investimenti in FTTH, Fiber to the Home, in Italia. Perché il modello Open Fiber è vincente per connettere l'Italia? Ma guardi, le ragioni fondamentali sono essenzialmente due. La prima ragione è che un operatore Wolseley come Open Fiber, che nasce per portare la fibra e nei primi quasi 4 anni di vita l'ha già portata a 1/3 del paese, a 10 milioni di abitazioni, non ha, come dire, l'eredità del passato, non ha una rete in rame in gran parte obsoleta da, per così dire, da difendere, è in grado di passare direttamente alla fibra tutti gli utenti che vogliono avere connessioni rapide e sicure. E la seconda ragione è che un operatore Wolseley è un operatore indipendente, neutrale, che non compete con i suoi clienti, cioè con le grandi imprese di telecomunicazione, nella fornitura dei servizi di telecomunicazione alle famiglie e alle imprese. I suoi clienti sono le imprese di telecomunicazione. Offre un servizio a tutti, le imprese di telecomunicazione, uguale per tutti, senza discriminare nessuno, senza trovarsi in competizione con loro. Open Fiber infatti ha contratti ormai con più di 100 imprese di telecomunicazione in Italia, tutte le maggiori ad esclusione della sola TIM, della sola Telecom Italia, ed è in grado di garantire, come i nostri clienti le potranno confermare, assoluta parità di trattamento fra tutti, proprio perché è un operatore soltanto infrastrutturale, non è verticalmente integrato.